C'ho un brutto presentimento, ve lo dico proprio onestamente. Sento puzza di cetriolo, pronto a infilarsi a destra, a sinistra, da davanti, da dietro. Non lo so per quale motivo. L'ho interpretata mentalmente così tra me e me. È già un po' che ci sto pensando. Una squadra che perde da 6 partite consecutive. Sto parlando del Verona. E noi che in realtà, ragazzi, abbiamo un andamento un po' altalenante. Detto questo, live reaction, voi già sapete com'è andata a finire. Verona-Roma, diamo immediatamente il via alla super sigla, quella più cetriolosa, più bella, ammaliante, sensuale, youtubistica, romanista, spaziale, l'ho detto minacciosa, i mortacci nostri, le nonne e le zie di YouTube Italia. E ci vediamo tra poco con il mio pronostico, marcatore e risultato esatto. E tra poco arriva pure il buon Fabio, io faccio fa pure a lui. Vai, vai che sta per cominciare. Fatta la cacca, il culo si sciacqua, bidi bibo di bidè. Dai, lavati il culo anche tu come me, bidi bibo di bidè. 1-1. Speriamo di sbagliarmi. Segna Harry per loro. E per noi segna Tammy Abraham. Vai. Ma ha fischiato in... Ma ho sentito che fischiava, ero partito, poi ha rifischiato. Vabbè, sono partiti! Regà! Dai che si comincia! Bella palla! Mannaggia la miseria, troppo lunga per Pellegrini, bravo Nico! No! Mamma mia! Mamma mia, ha lasciato vantaggio, momenti ce la buttano. La siamo vista bruttissima. Bruttissima. Entrato, entrato. Porca miseria, calcio d'angolo, dai. Dai, dai. Bella chiusura di Ibañez. Ma hanno recuperato una palla, mi sono distratto mezzo decimo di secondo. Para Rui Patricio. Para Rui Patricio, un'altra deviazione, già l'avevo vista dentro. Tacci vostri, oh. Bella palla, oh, c'è Tammy, oh. Dai, Tammy. Ma come cazzo fai a mangiarti ancora? Mannaggia la porta vuota, oh. Io non ho parole. No, sti gol no. Non te li puoi mangiare. È inconcepibile mangiarsi un gol del genere. È inaccettabile. È inaccettabile. Io non ho parole del gol che ti sei mangiato. Non ci posso credere, un altro! Ci manca il giallo per Cristante, ci manca. No, non, Fabio, tu non puoi capire. Cioè? Abraham si è mangiato un gol a porta completamente vuota, l'ha tirato sul palo. Ma che cazzo dici? Non sto scherzando. Cioè, un gol vergognoso, facilissimo. Poi una schiacciata di testa, la palla è andata a terra, è salita e ha sfiorato l'incrocio. No, no! No! Ma porca... Dai, ma potevo pia sempre con lo sto modo, però... Cioè, ma potevo pia sempre con lo stesso modo! Io non c'ho più parole. Sì, ma a caso... Come al solito! Come al solito! Come al solito! Completamente a caso! Cioè, noi se mangiamo i gol fatti a porta vuota e questi segnano a c***o le cane! Non ci credo, guarda. Non ci credo. Guarda fa, guarda fa, guarda fa! No, stava davanti io. Aspetta, se l'ultimo tocco Zitto! è d'arrivo. È gol. Ma come buono? Ma come buono? Ma. È buono, vabbè, è buono. Ma io vorrei ben capire che cosa hanno valutato. No, non lo so, cazzo. Non lo so che cazzo hanno valutato. Oh! No, irruento! Marelli ha detto il cartellino rosso. Ho sentito, ho sentito. Prepara Stai con Zaniolo. Bravo, vado a Zaniolo, ma tranquillo. Fate È da un field review e da cartellino rosso, ha detto, eh. Cioè, dimmi tu se uno contrasto modo. Non lo so io. Oh. No! Valla a riguardare, va. Gli ha fatto così, gli ha fatto, cioè.
Ditemi voi se si può entrare in quel modo. La palla tu la vedi? Cioè, prende prima la gamba e poi a malapena sfiora sì, il pallone. Ma a momenti gli spezza, cioè, a momenti gli spezza una coscia. Cioè, raga, dai, non scherziamo, eh. Raga, non scherziamo, eh. Cioè, se non è rosso questo. Dai, su, ci ha piantato lo scarpino dentro la coscia, raga. Dentro qua di Cipri gliel'ha piantato, per favore, eh. Fattene a fare. Va e appoggiate con sta palla, però. Ho capito, ma questi ci hanno pure culo, però, eh. Sì, è finita. Primo tempo andato, fa. Dai, pareggiamo. Buona. Vai. Vai, Mati. Vai, Mati. Fallo. Vai. Ancora. Aspetta. Alza la bandierina. Dai. Dai. No, è Wijnaldum, mi sono sbagliato. Dai. Guarda, dai! Ah, un altro palo ha piato! Portacci vostri, oh! Aspetta, sì, tanto ormai dice esulti! No, non esulto, sta dice che te esulti! Fammi rivedere esulti! Abram stava dietro un chilometro! Regolare, dai! Non mi fate la benedizione, Abram, comunque, eh! Dai, no, raga! No, raga! Ha indicato un mezzo, no? No, no! C'è cover, e vaffanculo! Per lo meno l'hai pareggiata. Oh, stava rimettendo a posto il telefono, ma che ha fatto? Un rimpallo, un tiro al volo come al solito. Questo qua quando ci vede a noi non lo so che cazzo gli prende. Meno male che l'hai pareggiata, mo. Oh, regà. Calmi, calmi. Mamma mia. Camarà fino a mo. Per questi 70 minuti migliori in campo, eh. Ma no, così. Vabbè, la metterà forte, fa. Dai. Pensavo l'ho vista partire peggio, invece non era tanto male. No, vabbè, non è possibile. Terzo palo della Roma. Non ci credo. Non ci credo. Dai. Ma fallo sto cross. Proprio sputo in velocità. Finta. E da sedere Conte. Palla passa. Arrivato per la Conte. E vaffanculo a tu! Se lo merita tutto! Ma Matic, ne vogliamo parlare! E dai, oh! Che sofferenza, però regali portacci vostri, oh! Metti sei difensori! Mamma mia, non ci credevo più! Non ci credevo più! Perfetto! Non vi inventate fuori giochi strani! Copre la traiettoria! A rompere! O esce qualcosa! Non c'è nessuno davanti. No! Oh, lo sapevo. Ma check di che? Regà, basta. Check di cosa? Vaffanculo! Basta. Avete rotto i coglioni. Ma vuoi controllare i peli del culo ogni volta che segna la squadra? E dai, cioè, non so io. No. Mamma mia, però, dai, regà, non possiamo sbagliare sti appoggi facili. Vai, Volpà. Vai, Volpà, che ce fai con le assist. Vai, che ce fai con le assist. Stavolta non calcio, Vai! Sì!